questo posto è nato con la fatica dei nostri nonni, veramente lontani dal capoluogo, con difficoltà di raggiungimento, solo a piedi. Questo lavoro era un peccato lasciarlo sprecato. Parroco a Moggio dal 1990. Si sale volentieri, almeno due volte all'anno c'è partecipazione. Inoltre ci sono famiglie che hanno deciso di ristrutturare case, ormai dopo il terremoto anche lesionate in maniera seria, le hanno ristrutturate e vengono su regolarmente fine settimana nelle stagioni più propizie. Qui arrivano moltissimi turisti austriaci, tedeschi, inglesi, francesi. Non c'è effettivamente nulla, c'è il paesaggio che offre quello che vedete. Qui ci sono le fonti che corrono da sole, come quella della Cracciuta del Poggio. Non c'è molto, non c'è neanche un caffè, però ci sono tutte le porte aperte, se qualcuno lo chiede noi gentilmente lo offriamo. Purtroppo il futuro è complicato dal fatto che non abbiamo la strada. In questo momento non abbiamo neanche la teleferica, causa purtroppo al fatto che è avvenuto l'anno scorso, dove abbiamo perso un amico trazionista. E in questo momento siamo in grossa difficoltà. Tutto l'approvvigionamento dipende dall'elicottero, che ha costi altissimi per tutti. C'è dentro di noi questo desiderio, questa ricerca di serenità, di pacificazione con la natura e con se stessi, per cui salendo quassù ecco, uno trova l'ambiente ideale per ammirare, per condividere con altre persone questa preziosità che è la natura stessa, per cui chi si sente proprio agio, uno è contento e dice ma voglio tornarci, altrimenti ci sarebbe stato già un deserto, questo invece c'è il ritorno e vedete oggi proprio la conferma che possiamo veramente guardare con speranza verso il futuro.